quello che ci occorre per realizzare questo secchiello è l'inserto in pelle composto da manico, patella con chiusura calamita, laccio con fermalaccio e fondo. Ci serviranno poi due rocche di cordino Van Gogh perché ne ho utilizzato circa 500 grammi, quindi servono due rocche, i ponticelli e a vostra discrezione se mettere gli occhiali o meno, poi vi spiego tutto nel video. Appunto, questi sono gli occhiali nel caso ne aveste bisogno. Prima di iniziare vorrei fare una menzione particolare a questo filato, che è un filato nuovo, è la novità di quest'anno. Si chiama Van Gogh, è un cordino che si lavora con il 3-3,5. Sono rocche da 300 grammi, come sempre è un prodotto in Italia, tutti i nostri cordini che trattiamo ormai sono tutti articoli che vengono prodotti in Italia. La particolarità di questo cordino è il fatto, non so se, come potete vedere, che è leggermente sfumato, vedete che colore su colore, ma ha questa piccola sfumatura e tutti i colori hanno questo effetto miscelato, diciamo un mix. Vedete che bello, che gli dà brillantezza. È un cordino, non è né particolarmente lucido né particolarmente opaco, è una via di mezzo, proprio perché un filo è lucido e un filo opaco dei due colori che vedete, quindi non è 100% matte, ma non è neanche lucido, ok? È una via di mezzo. E ha tutti questi colori che sono bellissimi. C'è una cartella colori abbastanza ampia, li potete vedere tutti sul nostro sito www.merceriamare.it. Il nome, ripeto, con cui l'abbiamo chiamato è Van Gogh, e questo è il risultato finale della sfumatura. Mi piace veramente tantissimo. Questo è uno dei miei colori preferiti, ma ce ne sono veramente tanti e tutti belli per l'autunno-inverno. Veramente, secondo me, un ottimo articolo che adesso andremo quindi a lavorare. Quindi partiamo subito facendo un cappietto, andiamo a infilarci nel foro, io parto dall'angolo, estraggo il cappietto e andiamo a lavorare la prima maglia bassa. Dopodiché rientro nel foro dell'angolo, in ogni angolo lavoreremo 4 maglie, quindi entreremo 4 volte nello stesso foro al fine di lavorare le nostre 4 maglie. Andiamo nel foro a fianco e lavoriamo un punto basso. Andiamo in quello dopo e ne lavoriamo due. E andremo ad alternare per tutti i fori, tranne che per l'angolo, dove lavoreremo in un foro una maglia bassa e nel foro a fianco due. Quindi adesso ne devo fare una. Passo al foro a fianco e ne lavoro due. Vedete che alterno questa sequenza. Poi di nuovo una maglia bassa. Dopodiché di nuovo due, a seguire una, ci troviamo sull'angolo e sull'angolo abbiamo detto che ne lavoriamo 4. Quindi una, due, tre e quattro. Andiamo di nuovo a incominciare la nostra sequenza di 2-1, quindi una maglia bassa nel primo punto vicino all'angolo. A seguire ne facciamo di nuovo due, poi di nuovo una, poi di nuovo due e così via per tutto il perimetro del nostro fondo. Quindi alterneremo sempre questa sequenza, tranne che per gli angoli, anche dall'altra parte dove andremo a lavorare 4 maglie. Quindi completiamo la sequenza, ci vediamo alla fine del giro. Terminato il primo giro dove siamo passati nei fori del fondo, chiudiamo il giro facendo una maglia bassissima e iniziamo il prossimo giro, che sarà l'unico giro in cui andremo a fare degli aumenti. Allora, nell'angolo qua, nei 3 punti centrali dell'angolo, quindi abbiamo fatto 4 punti, 1, 2 e 3. Uno dei 3 punti deve essere proprio il punto che sta sull'angolo, quindi nel mio caso sono proprio questi primi tre. Lascio da parte l'ultimo, 1, 2 e 3. Andremo a fare un aumento per punto, quindi lavoriamo 2 maglie basse all'interno di questi primi 3 punti. E
Vedete, faccio una maglia bassa, rientro nello stesso foro e ne faccio un'altra. Passo al foro a fianco e lavoro di nuovo due maglie basse nello stesso punto. Scusatemi, non foro, passo alla maglia successiva. E stessa cosa ancora per quella dopo. Vedete? Entro in questo punto e lavoro due maglie basse all'interno dello stesso. Così abbiamo fatto tre aumenti consecutivi. Ok, sull'angolo. Adesso lavoriamo tutti i punti così come si presentano fino al prossimo angolo dove di nuovo faremo questi tre aumenti. Lavoriamo però tutti i restanti punti, una maglia bassa per ogni punto sottostante. Sono di nuovo sull'angolo. E i tre punti dove vado a fare gli aumenti sono 1, 2 e 3. Quindi una maglia bassa, rientro nello stesso punto e ne lavoro una seconda. Stessa cosa per il punto successivo, quindi una maglia bassa, rientro nello stesso e lavoro due maglie basse. Voilà, e stessa cosa ancora anche per l'ultimo punto. Quindi una maglia bassa, rientro nello stesso e ne lavoro un'altra. In questo modo, vedete, di nuovo abbiamo fatto i nostri tre aumenti sull'angolo. Adesso lavoreremo una maglia bassa per ogni punto fino ad arrivare al successivo angolo dove di nuovo in queste tre maglie faremo un aumento e poi stessa cosa quando arriveremo nell'altro angolo dell'altra parte. Per tutte le altre maglie lavoreremo un punto basso per ogni punto sottostante, ok? Fino praticamente al termine del giro. Una volta arrivati al termine del giro, non andremo più a chiudere con la maglia bassissima per evitare che si vedano i punti di cucitura e di chiusura di ogni giro. Quindi prenderemo a lavorare a spirale e non chiuderemo più il giro. Quindi direttamente arrivati a questo punto, vado a puntare nel primo punto del giro successivo e iniziamo la lavorazione vera e propria con il punto del nostro secchiello, che consiste nel fare una maglia bassa. Una catenella, salto un punto, vado in quello successivo e lavoro di nuovo una maglia bassa. Poi faremo di nuovo una catenella, salto di nuovo il punto corrispondente, diciamo, alla catenella lavorata, vado in quello successivo e faccio una maglia bassa. Quindi alterniamo sempre una catenella in corrispondenza della quale saltiamo un punto di base e una maglia bassa. In questo modo procediamo fino al termine del giro. Terminato questo giro, per proseguire con la lavorazione di tutto il nostro corpo borsa, andremo semplicemente a fare questo. Alterniamo sempre una catenella e una maglia bassa, ma andremo a lavorare le maglie basse sopra le catenelle del giro sottostante. Quindi, ad esempio, qui ho una catenella e lavoro una maglia bassa. A seguire una catenella, salto la maglia bassa del giro sottostante, vado qui dove avevo fatto la catenella, vedete che c'è il buchino, e lavoro una maglia bassa. Quindi facciamo sempre una maglia bassa e una catenella e tutte le maglie basse vanno fatte in corrispondenza della catenella del giro sottostante. Quindi dobbiamo proseguire a lavorare tutto il nostro corpo borsa con questo punto. Vedete, sempre faccio maglia bassa catenella e poi la maglia bassa dove ho la catenella sottostante, in modo che resti scambiato. In questo modo, quindi procediamo a lavorare così. Allora, guardate, ho realizzato gran parte del corpo borsa per precisamente 26 centimetri di lavorazione e adesso vedete che sono andata a inserire 8 marcapunti, 4 da un lato e 4 dietro in questo modo, vedete?
quindi poco spazio qui sulla curva, diciamo, e poi un po' più di spazio qui in mezzo, di nuovo poco spazio sulla curva. Questi segnapunti servono a indicare dove andranno gli occhielli per far passare il laccio. Quindi in prossimità adesso, nel giro che andremo a fare, in prossimità di questi segnapunti, dovremo andare a fare delle catenelle e a lasciare un piccolo occhiolo che poi andremo a riempire e ad occhiellare proprio con l'occhiello vero e proprio. Quindi vi faccio subito vedere come si fa. Vedete che io sono arrivata qua, devo fare una catenella. Quindi sono proprio in prossimità del mio marker. Qui dovrei andare a lavorare una maglia bassa. Invece non lo andiamo a fare, continuiamo a fare delle catenelle. Ne facciamo 4, quindi 4 catenelle in tutto. Saltiamo il punto indicato dal marker, andiamo nello spazio dopo e facciamo una maglia bassa. In questo modo vedete che se adesso vado a togliere il marker, ho saltato un punto e ho le mie 4 catenelle che formano questo piccolo occhiolo, ok? Che sarà dove andremo a inserire il nostro poi occhiello di metallo. Dopodiché proseguiamo a lavorare il nostro punto come sempre, lavorando i punti così come si presentano fino ad arrivare in prossimità dell'altro marker. Quindi tutto questo pezzo lo andiamo a lavorare come sempre. In questo modo siamo arrivati in prossimità del marker successivo, quindi andiamo a lavorare le nostre 4 catenelle. Saltiamo il punto dove c'è il marker, andiamo in quello successivo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Ed ecco che anche qui abbiamo predisposto il nostro forellino. Voilà! Adesso procediamo in questo modo per tutto il giro, quindi qui lavoreremo tutte le maglie così come si presentano, qui di nuovo faremo le 4 catenelle, salteremo il punto e faremo l'occhiolo, stessa cosa qui, qui e qui, girando tutto attorno, ok? Quindi alla fine del giro ci ritroveremo con avendo predisposto 8 forellini, ok? Quindi procediamo in questo modo. Nel giro successivo prendiamo di nuovo a lavorare le maglie così come si presentano e quando arriviamo sopra all'occhiolo che abbiamo realizzato facciamo in questo modo. Allora, vedete che io qui ho finito con un punto di maglia bassa. L'ultimo punto che ho realizzato qua è un punto di maglia bassa, che è questo. Adesso devo fare una catenella, punto al centro dell'archetto e vado a fare una maglia bassa. Faccio nuovamente una catenella e punto già subito dopo l'archetto nella parte lavorata, ok? Non andate a fare più maglie nelle catenelle che abbiamo fatto prima perché altrimenti andrete ad aumentare dei punti e quindi no, i punti diciamo sopra l'occhiolo e sotto non corrisponderebbero più, invece noi dobbiamo riportarli di nuovo in pari, ok? In questo modo. Vedete che qui c'è la piccola feritoia, ma i punti sopra e sotto di nuovo sono allineati. Quindi adesso riprendiamo a lavorare i punti così come si presentano fino al successivo occhiolo, che è qua. Vedete che termino sempre facendo una maglia bassa. Adesso facciamo una catenella, una maglia bassa al centro dell'occhiolo. E di nuovo una catenella e riparto a lavorare nella parte lavorata in questo modo. Ok, dobbiamo completare questo giro così. Una volta terminato questo giro, andremo a lavorare ancora, io direi indicativamente 4 o 5 giri di punto normale, lavorando i punti come si presentano, che sono gli ultimi, il bordino finale prima di terminare il nostro secchiello. Ok, io andrei a farne ancora oltre a questo almeno 4, poi vi faccio sapere di preciso quanti ho deciso di farne. Allora, guardate, sono andata leggermente avanti e adesso vi spiego tutto quello che ho fatto. Innanzitutto ho terminato di realizzare il corpo borsa, poi sono andata a mettere gli occhielli. Gli occhielli sono una di quelle opzioni variabili, nel senso che secondo me sono uno di quei dettagli che rendono la borsa decisamente più curata.
Però se non volete metterli perché avete difficoltà, pensate di non essere capaci o diciamo volete ridurre il costo, perché purtroppo anche gli occhiali hanno un certo costo, quindi decidete di non metterli, potete tranquillamente lasciare l'asola come abbiamo fatto e passare il cordino direttamente nell'asola. Se invece volete rifinire mettendo l'occhiello, io vi consiglio di usare questi qui della Prim. Sono degli occhielli dove c'è maschio e femmina e la macchinetta per metterli. Si posiziona praticamente una parte e l'altra dentro il foro, si mette all'interno di questa macchinettina che si apre e poi si tira una martellata sopra perpendicolarmente in modo da fissarli. Vedete, qui c'è tutto il procedimento dietro di come vanno sistemati. Vedete che c'è la parte sotto della macchinetta, la parte sopra maschio e femmina, il vostro tessuto in mezzo e la martellata. Altrimenti sul canale YouTube della Prim trovate anche il tutorial proprio realizzato da loro di come si mettono. Quindi questa è l'opzione che io vi consiglio per andare a mettere gli occhielli, che però ripeto, se non volete farlo potete tranquillamente anche non farlo e passare direttamente il cordoncino in pelle all'interno dei fori delle asoline di catenelle che abbiamo lasciato prima. Quindi questo, dopo aver messo gli occhielli, passate il cordoncino, poi c'è il fermacordone, eccetera. Vedete che qui si toglie, quindi passate il cordino e poi rimettete il fermo. In questo modo. Qui sono andata a posizionare due ponticelli sui laterali, quindi uno di qui e uno di qui. Li ho messi così in verticale perché quando la borsa si chiude, che si stringe, vedete in questo modo, danno meno fastidio, perché essendo proprio sul lato, se li avessi girati al contrario, in orizzontale, secondo me davano fastidio una volta che la borsa si chiude a sacca, e quindi li ho posizionati in questo modo. Sono andata a fissarli all'interno semplicemente piegando le alette. Ok? Così. Adesso negli occhielli e nei ponticelli andremo poi ad attaccare i moschettoni del manico, semplicemente in questo modo, così da una parte e dall'altra avremo posizionato il manico. Lo faccio dopo perché adesso mi danno fastidio, quindi lo tolgo, perché dobbiamo ancora andare a inserire la nostra patella con la chiusura calamita. Allora, la chiusura calamita la dobbiamo andare a cucire qua davanti. E la patellina la dobbiamo andare a cucire qua dietro, quindi diciamo così, che poi pende davanti e quindi qui andremo a metterci la chiusura a calamita in questo modo. Ok? Allora, adesso dobbiamo prendere, per andare a fissare il tutto, un ago tirafettuccia con un'agugliata di filo del cordino con cui avete lavorato la borsa. In questo modo andiamo a posizionare sul dietro la nostra patellina al centro. Io per comodità la posiziono al centro dei due occhielli che ho qua, in questo modo. Vado a inserirmi con l'ago tirafettuccia all'interno della borsa e passo nel primo foro, in questo modo. Vado nel secondo. Così, dopodiché sbuco nel terzo, vado in quello successivo. Esco nell'ultimo foro e torno indietro, andare a riempire i punti che ho lasciato vuoti. Dato che la parte in cui fa presa i punti sono pochi, se volete ripassarli e fare la cucitura doppia, quindi ripassare esattamente sopra ogni punto e fare un secondo passaggio di cucitura per sicurezza, potete tranquillamente farlo. Ok? Allo stesso modo, adesso andremo a prendere la misura di dove va il pezzo della calamitina e lo andremo a cucire, eh? Quindi adesso ci posizioniamo al centro e vediamo esattamente l'altezza e sempre passando attraverso i fori andiamo a fissarlo e a cucirlo.
Ecco, qui abbiamo terminato di realizzare il nostro secchiello, questo è il risultato finale e che dire, a me piace veramente tantissimo, tra il cordino, che in questo colore è proprio il mio preferito in assoluto, ma anche il modello, sono soddisfatta del risultato. Spero che piaccia anche a voi, fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacione e vi ricordo che questo è il primo modello della collezione autunno-inverno di quest'anno, ne seguiranno altri e li troverete in anteprima a tutte le fiere a cui parteciperemo nel mese di ottobre, che sono Bergamo Creativa, abilmente Vicenza e abilmente Torino. Un bacione, vi aspetto.